intorno alla settimana dalle dimissioni, dalle intervenute dimissioni. Dimissioni un po' generiche, perché pare, insomma, impossibilità all'attività professionale a contemperare con la mia attività. Si dice sempre così quando uno in pratica, è il modo più soft per, come dire, o no? È quello che scrivo e quello che attesto, quindi quello è. Io vengo al punto, insomma, le interferenze, quantomeno problemi con i vertici ce ne sono stati? No, mi sembra tutto tranquillo. Non che io conosca, problemi che mi siano direttamente a conoscenza, di contrasti. C'è una normale dialettica tra le parti, ma questo credo che avvenga in ogni posto di lavoro. Chi è reggente avvocato adesso? Ma ad interim per l'ordinaria amministrazione sono sempre io. I provvedimenti chiaramente stanno in mano a lei. Solo di ordinaria amministrazione. Allora mi spiega Merli come mai, essendo pronta la nuova sede, la sede diciamo che è stata rimessa a posto, quella che si trova nel quartiere di Pettino, è stata rimessa a posto, anche circa 3 milioni di euro è costato, lei non dà l'autorizzazione? Non è ancora stata definitivamente, non è stato ancora perfezionato il contratto definitivo. È tutto pronto, ci sono le autorizzazioni, c'è tutto, come mai ancora non autorizza il trasloco? È un atto di straordinaria amministrazione che in questo momento a me non compete, le ripeto, sono in regime di ordinaria amministrazione. Quindi chi deve rispondere? Ad esempio, se l'ASL fa una diffida alle strutture provvisorie che ci sono, chiaramente voi da là ve ne dovete andare, perché se ci sono i temporali l'acqua vi arriva alla testa. Le carte ci sono tutte, no? La regolamentazione, cioè ci sono stati fatti. Evidentemente, se lei mi dà modo, evidentemente ci sono motivi ed elementi che in questo momento non rendono possibile ciò che lei sta dicendo. Il contratto è con chi sarebbe? Con il proprietario della... Il venditore, evidentemente con il venditore, che è colui che è risultato da una gara e a evidenza pubblica precedentemente espletata. Però l'ASL vi ha diffidato a stare con Tainer. Mi scusi, io le ho detto tutto quello che sull'argomento potevo dirle. Ma com'è che state ancora dentro i container? Questo è di vista, no? Hai qualcosa da dire? No, avete qualcosa da dire? Lo dico io, se volete. Cioè, però state ancora dentro. Buon lavoro. Questo è evidente. Purtroppo e quando piove immagino che l'acqua crei problemi. Perché l'ultimo temporale mi hanno detto che vi siete un po' allagati. No, forse l'altro container. Allora, c'è un... L'altro container, ci sono delle infiltrazioni d'acqua. Ecco, non abbiamo trovato Venanzio Gizzi stamattina il presidente, quindi siamo venuti dal dirigente Pierluigi Virgilio. Pier Giulio, c'è una struttura pronta, il Moro, ci sono tutte le carte a posto, manca l'ok per il trasferimento. Un piccolo particolare, motivo per cui il presidente Merli sta in contrasto. Lui dice che ci sono gravi motivi per cui non poter firmare questo contratto, no? Dice lui non ci vuole rimettere. Perché? Non lo so, dovreste chiederlo a lui. Beh, lui non ha detto, insomma, che... ci ha fatto capire che prima di firmare le carte devono stare tutte a posto. Sì. Ma stanno a posto le carte, ingegnere? Guardi, per quanto mi riguarda io ritengo di sì, l'ho messo per iscritto, però... Quindi lei questo l'ha messo per iscritto? È una mia opinione, rimane tale, quindi molto limitata e parziale. Vabbè, ma lei è un dirigente, certo, si è messo in pratica, ha detto che sta tutto a posto. È una mia opinione che sia tutto a posto, poi però se ci sono delle cose che io non so dovreste chiederlo a lui. Quindi già dovevate fare il passo del trasferimento a questo punto, visto che lavori tutto a posto. Che le devo dire? Ma quindi se il presidente adesso è dimissionario, lui fa delle funzioni straordinarie o no? Come funziona? Chi decide adesso se io devo fare una firma? Non potrebbe farle. Non potrebbe adottare atti di straordinaria amministrazione. Quindi serve lui necessariamente per questo? Serve un presidente o un amministratore nel pieno delle sue funzioni. Certo. E dei suoi poteri. E lui in quanto dimissionario oggi non è nel pieno dei suoi poteri. Ho capito. Quindi secondo lei questo contratto che si andrebbe a fare col privato, questo contratto di vendita, stiamo parlando di circa 3 milioni di euro, costa il complesso, il Moro, dove dovrebbe andare tutta la truppa dell'Aterno.
Quindi per un cavillo che non si capisce quale. Non lo so se è un cavillo, guarda. Quindi so. Lei ce l'ha la relazione che, dove dice che sta tutto a posto, tutto quanto? Non glielo posso dare. No, io non la voglio, però ce la fa vedere qua in mano, non è che gliela rubo. Però, sì, gliela farò vedere con un attimo di tempo, perché adesso c'avevo un appuntamento con lei. Però insomma sappiamo pure una cosa che è grave, che l'ALS vi ha diffidato. Io allora, lo so che l'ALS vi ha diffidato da stare nei contatti. Non è che ci ha diffidato, diciamo così, che ha rimandato qualsiasi decisione di sua competenza, perché noi abbiamo assicurato che nel giro di poco tempo ci saremmo trasferiti. Questo però è successo un mese e mezzo fa circa. Però tutto... c'è una diffida, cioè nel senso che la sicurezza del lavoro, l'igiene e tutto quanto, dice ci possiamo stare ancora per tempo. Ma come andrà avanti questo contenzioso con Merli a questo punto? Ma non è un contenzioso con Merli. Eh sì, ma lui non vuole firmare. Ma lo chiede a lui, io no, che le devo dire? E lui non vuole firmare, ci siamo andati, non vuole firmare perché pare insomma che non gli sono chiare delle cose e mancano delle cose importanti. Io questo non lo so. Non lo so. Si faccia dire quali sono queste cose importanti, perché a me non risulta, però è una, ripeto, è un mio parere.